Bella a tutti ragazzi, qua Righe che vi parla. Oggi siamo qui tornati in questo mio nuovissimo video. Raga, siamo su Salva il Mondo e ovviamente siamo qui per mostrarvi un altro set di armi Legacy moddate o buggate. Nel nostro caso siamo qui con le armi Legacy moddate. Cosa sono le armi Legacy moddate? Sono delle armi Legacy che sono state ritoccate da qualcuno e sono poi state rese moddate. Ovviamente hanno entrambe, diciamo, le stesse caratteristiche, sia di uno che dell'altro. Dell'altra categoria. Ragazzi, ovviamente io direi sempre di partire dal basso. Ah, giusto, visto che comunque in questi giorni non ho fatto live, per compensare oggi ne faremo una. Purtroppo io fino a dopodomani, che dopodomani è l'8, io lavoro. Sabato è un problema e non farò live. Domenica invece sì. Anzi, da domenica vi dico già che faremo una bella live di 4 ore dove andremo a givare alla maggior parte delle persone. Quindi raga, restate sintonizzati perché sarà bello. Ovviamente la live la farò partire per le 8 sempre. E poi nei prossimi giorni, dopo domenica, vi farò capire anche i nuovi orari delle live che ho in mente, che saranno molto utili per tutti. Visto che comunque ora sono tutti a casa per colpa del coronavirus lì, siamo proprio fregati. Cioè, non noi più che altro, tutto l'insieme è un casino. Allora, io direi di partire proprio dal basso. Come vedete, vabbè, adesso si è già selezionata da sola. Questo è un esempio di Legacy moddata, che ora vi andrò a spiegare. Tac, 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 tac. Si scende, ragazzi, si scende. E andiamo direttamente alla prima arma Legacy moddata. Allora, di armi Legacy moddate all'82, l'avrò. Comunque, me la sto procurando, ce l'avrò presto. Ed è un notturno. All'82, full perk blu è l'ultimo perk energia. E voi direte, ma caspita, è un'arma Legacy, come fa a dire che è anche moddata? Adesso vi faccio vedere un esempio. Eccola qua, un esempio. Questo qua è un esempio. Normalissimo notturno con l'energia che si vede. Mi dispiace che non ho tolto la mimetica. Per i prossimi video la tolgo perché veramente mi dà fastidio sulle armi. La tengo solo sui veicoli, giusto per andare su battle, però. Come vedete, quest'arma è Legacy. Non è solo Legacy perché è anche moddata. Quest'arma è stata ritoccata per essere in questo stato. Non è nata così sicuramente, ma è nata solo ed esclusivamente con col perk energia. Allora, come vedete ha 4 perk blu, tra cui 2 uguali e 2 uguali. Abbiamo doppio danno critico e doppia probabilità di critico. Ragazzi, quest'arma è tutto sul. È comunque tutto sul critico ed è veramente una bestia. L'avevamo visto pure in un confronto tra armi Legacy e moddate. Questa qua aveva tipo vinto nettamente. Beh, ragazzi, tutto il critico basta che becchi in testa o. C'è questa probabilità che aumenta la possibilità che esca il danno critico. Cioè, ci sta, ragazzi. Ovviamente l'elemento, come vedete, è energia. Ed è visibile. Quest'arma, raga, non può. Cioè, un'arma Legacy, ecco, andiamo al dunque, non può nascere full perk blu. Può nascere con i perk così. Può nascere con i perk così. Cioè, può nascere con i perk così. Ma non in questo stato, capite? Cioè, non stiamo parlando di armi normali qui. Può nascere così, così, vedete? Questa vabbè è stata modificata, cioè, questa qua è stata ricombussolata e noi ho aggiunto io due perk, infatti come vedete, doppio slot libero. Poi abbiamo, che ne so, questa qua, vedete? Pure lei, cioè, è stata ricombussolata, noi ho aggiunto due perk. Non può nascere così e neanche così e viceversa fino ad arrivare alla fine. Signori, ragazzi, come vedete, qui abbiamo davanti un'arma Legacy moddata. Continuiamo ragazzi il nostro cammino tra le armi, infatti ora si sale, si sale, si sale ragazzi, si sale, si sale, si sale e adesso andremo a vedere la prossima arma. Raga, di queste tipologie di armi non ne ho molte, però giusto per portarvele. Ed ecco raga, questa qua è quella che avevate visto prima, si parla di un Terminator Legacy moddato energia con l'energia ovviamente visibile, che ragazzi riprende gli stessi perk, ok? Stessi perk del nostro notturno, tranne che ma cioè uno è diverso ed è il penultimo, penso, sì. Come vedete, stessa cosa, Legacy moddato con l'energia visibile. Questa molto carina, ovviamente spara in questo modo, molto bella come arma. Beh, ragazzi, non contenti, continuiamo con la prossima arma, perché oggi ne abbiamo tante. Io spero che poi il video vi piacerà perché sono veramente armi da mostrare, sono armi da mostrare queste qui. Eccola qui sempre ragazzi, energia Legacy visibile come potete ben vedere e la particolarità è che ha solo due perk uguali che è la dimensione caricatore più il danno
ed è nei bersagli aumentati. Beh, per il resto, ragazzi, solita roba. Ciò vuol dire che è Legacy moddata. È stata modificata da quando era Legacy. Molto bella e ci sta come arma. Attenzione, ora vi mostro un'altra arma che però in questo caso è l'opposto di quella che vi ho mostrato prima. Stiamo parlando di un super trinciatore Legacy moddato come primo perk all'elemento. Anche lei è stata modificata, cioè doppia probabilità di critico e doppio danno critico. Ovviamente sempre con l'energia visibile. Guardate che bello, questa è proprio una bestia. E non capisco perché la mimetica in questo caso non sia visibile, però meglio così, si vede l'arma in sé. Beh ragazzi, veramente bella. Ovviamente in questo caso è tutto ribaltato, anche la probabilità di critico e danni critici, a differenza di questa. Guardate, tutto ribaltato. Qua si è ribaltata la situazione, effettivamente. E ci sta come arma. Allora, non vi ho detto i prezzi. I prezzi di queste armi all'incirca, allora... Questo qua al 106, visto così, potete trovarlo tranquillamente tra i 750 e i 1000 di raggio. Stessa cosa vale per quella all'82, forse un pelo di più, tipo tra i 1200 e i 1500. E quello al 130, essendo il più comune, lo trovate a 500 di raggio. Tra i 500 e i 650, massimo. Poi ragazzi, tra le altre armi che vi ho mostrato, allora, io vi ho mostrato questo qua. Ok, questo Terminator, ragazzi, invece no. Questo qua, quando l'avevo trovato, stava sui 4000 di raggio insieme a un'altra arma simile, che era, come esempio, vi prendo questo qua. Però stessi perk, ultimo energia e il resto full perk blu. E questo qua adesso come ora lo si può anche trovare a 1000/1500, è molto carina come arma. Questo qua invece, tamburo battente così, no, questo è purtroppo in giro è stato duplicato un sacco, 750 di raggio, cioè non di più. Comunque è un'arma molto toccata a differenza di questa. E ragazzi, ovviamente il tour continua. Il valore di questo invece no, questo anche lui oltre 1000 di raggio. Quest'arma qua molto bella. E comunque lo trovate nei server Discord tipo Dante anche a questi prezzi. E se avete fortuna forse un poco di meno, 950, ma dovete avere fortuna. Beh ragazzi, ovviamente non siamo qui per dire fortuna o meno, ma siamo qui per continuare il nostro tour di armi. Infatti si continua fino ad arrivare, ragazzi, la prossima arma, che adesso non mi ricordo qual è, forse ce l'ho nell'altro deposito, adesso lo vediamo, e mi sa proprio di sì. Infatti ora, raga, ci spostiamo nel deposito. E raga, adesso vi faccio vedere le ultime armi di questo set che possiedo. Ragazzi, quindi queste qua sono armi legacy moddate, ciò significa che sono state toccate quando, diciamo, erano ancora legacy. Sono state modificate. Allora, raga, si parte ovviamente dal basso. Qui ne abbiamo tante da mostrare, raga. Quindi preparatevi. Si sale, si parte già da quella all'82. Guardate attentamente. Vediamo se la trovo. Allora, non è che all'82, ma è al 106, se non erro. Esatto, guardate attentamente. La spostiamo di là. Stiamo parlando, ragazzi, di questo scavafosse. Allora, a primo impatto sembrerebbe uscita normalmente così, invece no. Sempre full perk blu, con tutti i perk diversi, elemento natura visibile. Ovviamente natura visibile, raga, è un'arma della Madonna. Questa qua veniva venduta a 500/750 di raggio. Questa si parla di recentemente, non di troppo lontano come tempo. Ovviamente, raga, sempre i nostri 5 perk col bonus. Cioè, i nostri 5 perk... senza il bonus, come vedete l'elemento, a differenza tipo che ne so di questa che ha il tormento incorporato, che il tormento, raga, è il bonus, ricordatevi. In questo caso no. Beh, molto carina come arma, ovviamente uno scavafosse normalissimo. Lo rimettiamo ovviamente dentro al nostro depot. Quindi, ragazzi, passo ovviamente alla prossima arma. Come avete visto, comunque le armi legacy moddate sono queste. Ragazzi, continua il nostro cammino con la prossima arma. Ta-ta-tam. Si sale ovviamente. Si sale. Fino ad arrivare. Adesso, raga, mi sono bloccato un secondo perché veramente non mi ricordo che armi ho. Purtroppo avendone tantissime è un tormento. Ebbene sì, questa qua, ragazzi. Questo qua è il... come si può chiamare?
è una di quelle armi che non dovrebbe vedersi l'elemento energia. Allora, in sé per sé quest'arma qui nasce comunque con l'energia ovviamente come suo elemento, ma non visibile come in questo caso, vedete? In questo caso, mamma mia, se è visibile. Ed è questa, ve la mostro subito, parliamo di questo bellissimo, come si dice, raggio morte, elemento energia, moddato, doppio probabilità di critico e doppio danno critico. Stessi perk ripresi ovviamente dal Notturno e da un'altra arma che abbiamo visto prima, un esempio è quella al 130, dov'è? Questa qua, però in questo caso perk capovolti. Ragazzi, il nostro raggio morte ovviamente perk energia visibile. Nell'arma in sé per sé non si deve vedere l'energia, raga, ricordatevi, non si deve vedere l'energia. Perché non si deve vedere? Perché, raga, l'ha voluto così il gioco. Solo nelle armi legacy modificate si può vedere gli elementi, tipo in armi che non dovrebbe vedersi. Oppure in legacy normalissime, come queste. Però, raga, sono altri casi di armi che poi andremo a vedere in altri video. Ovviamente questa la spostiamo e torniamo con la prossima arma. Ovviamente siamo arrivati al raggio morte ed eccolo qui. Sale, cioè adesso ora si sale, si continua e ragazzi adesso arriviamo a un'arma tostissima. Stiamo parlando di disintegratore Vindertank. Energia visibile, guardate, in questo caso si vede veramente tanto senza pure la mimetica, quindi una cosa molto buona. Questo qua, raga, è Legacy moddato. Non è nato così ovviamente, per chi non lo sa, ragazzi, perché era convinto che quest'arma era Legacy mod, cioè era solo Legacy, purtroppo no, è stata modificata. Ai tempi quest'arma valeva sui 5.000 di raggio, finché poi purtroppo ha perso valore, ma adesso raga non sta neanche più girando in giro, quindi potrebbe tranquillamente riprendere una parte di valore. Ora viene venduto sui 500-750 di raggio, essendo ormai un'arma sottovalutata e un'arma ormai, cioè, non vale più nulla, perché 500 di raggio al giorno d'oggi non vale nulla. Poi la gente ovviamente mi deve chiamare nel bel mezzo del video e quindi perfetto. Capito, raga? Quindi comunque in sé per sé queste, raga, sono tutte armi legacy moddate. Ovviamente ricordo, per chi non ha ancora capito, le legacy moddate si capiscono dai perk e ovviamente devono essere, oltre il perk verde, devono essere tutte perk blu con l'ultima energia. Cioè, energia nel senso, l'ultimo perk deve essere l'elemento. Oppure, nel caso particolare, come primo perk aveva l'elemento. E tutti i perk sotto, che... Dov'è? Eccolo qua, vedete? Cioè, quindi, ci sta. Ovviamente quest'arma qui ora la vado a spostare. E ragazzi, in sé per sé il video era questo. Io spero di esservi stato utile. Spero di avervi fatto capire comunque la differenza tra un certo, diciamo, una certa categoria di armi e anche fatto vedere anche un po' la differenza tra una Legacy normale e una Legacy moddata. Io spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo stasera in live ore 20, per circa staremo 2 ore in live. E ragazzi, preparatevi che da domenica in poi si spacca tutto, mi raccomando. Qui da Righe è tutto, bella regà e grazie della visione.